decimo giorno di Divertilandia, siamo giunti alla fine della terza edizione con veramente grande soddisfazione. Le innovazioni hanno avuto successo e riscontro. Quest'anno l'organizzazione è stata perfetta sotto ogni aspetto e devo assolutamente rivolgere un ringraziamento a delle persone che hanno dato la loro disponibilità: Elena Quarato, che è la mia vicepresidente, ma soprattutto il mio braccio destro, Marisa Micotti, Cristiana Bonfanti, Elio Todesco e Lara Righes dell'associazione Amamemi. Insomma, tutte queste persone hanno collaborato e hanno reso Divertilandia davvero sensazionale e splendida. Siamo contenti, ma soprattutto abbiamo già in cantiere una serie di novità per la prossima edizione. Un saluto all'anno prossimo e un appuntamento per quello che ci sarà nel 2018-19 qui di nuovo a Villa Giulia. Io mi chiamo Maurizio. E io sono Alessandra. Siamo, oppure sono, il titolare della Stuzzicomania, un negozietto di Intra, e oggi siamo qui per intrattenere i bambini che ci verranno a trovare. Vorremmo fargli vedere come si gioca un po' con la pasta frolla, faremo dei biscottini, poi li sporcheremo di cioccolato e insomma passeremo 2 ore in allegria cercando di far divertire soprattutto i bambini che ci vengono a trovare. Vola vola sopra i tetti e i bambini stanno ai letti. La Befana porta i doni solo ai bambini buoni. Mi chiamo Martina Folena e sono un'attrice specializzata in narrazione per l'infanzia. Oggi sono qui come cantastorie e per un'oretta intratterrò bambini, ma non solo, con una selezione di storie, di albi illustrati che parleranno di inverno, parleranno di streghe, parleranno di prosciutto e uova verdi e tante altre cose molto molto particolari. Sulla scopa? Siete sicuri? Ma sì, salta su, ci stai anche? E sala Gadula con arte e magia, la strega e gli amici se ne volano? Via!